Ciò che resta di uno scrittore, se ha fortuna, diceva Borges, qualsiasi capolavoro possa aver creato, è l'immagine che lascia di sé. Per secoli solo gli scrittori maschi hanno potuto disporre di una stanza tutta per sé, di uno studio inaccessibile dove indisturbati hanno composto i loro capolavori. Il sesso femminile per molto tempo non ha potuto scriverli, quei libri meravigliosi, soltanto leggerli. Così intere generazioni di donne hanno esplorato la geografia dell'animo umano, scoperto l'amore, l'amicizia e la propria identità sulle opere scritte dagli uomini, rispecchiandosi a volte perfettamente, a volte con difficoltà, a volte per niente. Sandra Petrignani ci porta dentro tante pagine indimenticabili, da Dumas a Roth, da Pavese a Proust, da Calvino a Tolstoi, da Nabokov a Chatwin, da Tabucchi a Kafka, a mille altri. Cercando davvero di capirli i maschi, nella scrittura e nella vita, nel coraggio e nella fragilità, nel bisogno di nascondersi e di negarsi, nelle ossessioni di cui sono preda. Una scorribanda personale, appassionata, che ci fa scoprire, come insegna Virginia Woolf, quanto nella vita come nell'arte i valori delle donne non sono i valori degli uomini. E che esiste, probabilmente, un modo femminile di essere lettore.